Si è svolto a Catanzaro nei giorni scorsi l'evento Santo Mobono, una lettura della chiesa nella storia urbanistica della Catanzaro medievale, all'interno della chiesetta medievale che sorge in Via de Grazia nel centro storico della città. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Cultura Attiva in collaborazione con antichi tessitori e l'Arcidiocesi di Catanzaro Squillace e la Confraternita di San Giovanni. Vi ha partecipato anche l'Arcivescovo emerito dell'Arcidiocesi di Catanzaro Squillace, Monsignor Antonio Cantisani. Degli eventi insomma, diversificati che hanno sempre però lo stesso obiettivo, quello di restituire alla comunità quindi la conoscenza delle proprie radici, della propria storia, perché come ha ricordato Monsignor Cantisani nei saluti iniziali, una comunità ha bisogno proprio della sua identità collettiva per guardare al futuro. Se non sappiamo chi siamo, chi siamo stati, non potremo mai andare avanti, quindi guardare al futuro. Quindi questo è il nostro obiettivo. La storia e la cultura è un capitale che può essere sfruttato. Comunicare la cultura e raccontarla alla città serve per recuperare una memoria e per recuperare una ricchezza che si è persa. Questo lo facciamo sia attraverso la nostra produzione, attraverso la ricerca che facciamo nei nostri laboratori e lo facciamo essendo parte attiva nel svolgere degli eventi che possono andare a recuperare un pezzo di questa storia. Ed è il motivo per cui abbiamo organizzato, siamo contentissimi di aver organizzato un evento del genere in questo gioiello di Catanzaro. Un po' la storia di questa chiesa che si inserisce, come dicevamo, in un più ampio contesto della storia del centro storico. Assolutamente sì, è una sintesi, diciamo, è quella che vede innanzitutto nascita non tanto di una chiesa intitolata Santo Mobono, ma di una cappella o addirittura di un edificio, quindi la storia delle analisi archeologiche, delle ultime analisi archeologiche degli ultimi decenni, la nascita di un edificio che ha la funzione di torre cappella, quindi a più livelli e di cui appunto disconosciamo l'utilizzo, se pubblico, privato, addirittura con un aspetto completamente differente da quello di oggi, intitolato tra l'altro a San Salvatore o al Salvatore, quindi un santo di titolo tipicamente greco e bizantino. In seguito appunto diventa e viene presa in mano dalle confraternite dei Bianchi di Santa Croce, poi da quella dei Sarti che appartiene al capitolo della Seta, quindi dal 500 al 600 diviene sede di confraternite importantissime che appartengono al capitolo della Seta e si inserisce in un fenomeno antropologico catanzarese che è quello della nascita delle confraternite, delle arti, dei mestieri.